Ciao ragazzi, ci siamo qui, tutto sta cambiando su Now e sono super contenta perché lo sto vedendo anche sul mio stesso corpo. Allora, vediamo se riuscite a vedere la muscolatura. Io sono come voi, che quando entro nella fissa, entro in super allenamento, cioè mi alleno troppo e lavoro con osteopati e fisioterapisti molto forti e che riescono anche a addestrare Jill Cooper e mi dicono perché ho avuto un po' di problemi articolari quest'estate e non quest'estate sotto la quarantena e mi hanno detto Jill ti devi calmare, ti devi recuperare e ho visto che dando più tempi di recupero e allenandomi in modo diverso io sto acquistando molto più forma, molto più tonicità, molto più definizione, no? Vedo proprio la schiena più definita, le braccia più definite, così. Per tutti i miei amici che vogliono cominciare ad avere più, proprio più muscoli e più definizione, cominciamo ad adeguare i nostri allenamenti. Allora, io abbasso poco la musica perché oggi la faremo total body, ma un total body un po' diverso. Uno, cominciamo a non fare più di 50 minuti alla volta, anche 45, perché al 45esimo minuto noi cominciamo a produrre cortisolo. E per questo quando partirà il nuovo Melampera, che fra pochissimo, parte fra due giorni, noi faremo blocchi di lavoro mattina, pomeriggio, provando di mai superare i 45 minuti e non dobbiamo fare tutti i giorni tabata, shit, power, perché pensiamo che dando di più ci darà di più. No, noi dobbiamo dare un stimolo al corpo, poi dobbiamo dare la nutrizione e il tempo di recupero per il corpo di risplendere. È un vero e proprio opera d'arte il nostro corpo. E noi a volte proviamo con le diete estremiste e con allenamenti estremisti, pensiamo di forzare il corpo, quando non è vero, non si deve forzare il corpo, devi assecondare il corpo per avere più risultati. Allora, cominciamo con le mani di fronte e il petto e spingi mano contro mano. Adesso voglio cominciare proprio a potenziare i polsi, perché molti di voi nel fluid non riuscite a fare fluid, ok? Porto avanti e sto spingendo questa parte della mano uno contro l'altro proprio per sentire i polsi che si fortificano. Ok, spingo e spingo e spingo e spingo, proprio le polpastrelli, non i polpastrelli, scusami, questo è il palmo della mano, ok? Spingo, spingo, spingo. Adesso porto il braccio destro in avanti e tiro indietro le dita. Senti come si allunga. Gli esercizi per cambi braccio, gli esercizi per i polsi dovrebbero essere fatti quasi tutti i giorni, ok? Proprio per cominciare a sentire, quando non hai più dolore nei polsi vedrai che riuscirete a fare molto più fluid e riuscirete anche a fare molto più presi con i pesi, perché poi è lo snodo per i pesi, il snodo per anche fare i fluid. Ok, scendiamo, giriamo le dita indietro e porti indietro i fianchi finché sentono un po' di pressione sul vostro polsi, senza esagerare però. Di nuovo, 4, 3, 2, vengo su, ancora, 4, 3, 2, di nuovo, giri le mani. Perché io mi ricordo quando io ho cominciato il percorso di fare tutto fluid e tutto quello per fare i verticali, io all'inizio proprio sentivo del dolore nei polsi oltre ogni immaginazione. Però vi posso dire, cambia. Dorso della mano a terra e facciamo piccoli esercizi proprio come se stessimo facendo un push-up per sentire questi polsi che si allargano, si riscaldano, si allungano. Ok, porti adesso le polpastrelle sotto di te e solleva il polso. Tengo, 4, 3, 2 e scendo giù. E faccio 4, 3, 2 e giù. Oggi lavoreremo proprio con i pesi, total body, body weight, tutto quello che è total body in un contesto meno aerobico, perché l'aerobica è bella, l'aerobica è fantastica, ma ripeto, noi non dobbiamo fare sempre tutto. Un giorno magari facciamo un lavoro aerobico, un giorno facciamo tonificazione, e mentre sto facendo tonificazione
permette al mio corpo a raggiungermi. Ok, spingete indietro, pedale con le gambe, proprio dobbiamo anche riscaldarci sempre. Il riscaldamento è un'altra cosa fondamentale per lavorare in sicurezza. Che ti garantisco che quando cominci a lavorare con i pesi, meno è meglio. Farlo più concentrato e non è necessario tanti minuti, specialmente anche in sala pesi. 35 minuti in sala pesi è più che sufficiente per avere quello che ti serve. Ok? Allora, adesso torni indietro, stesso esercizio con le polpastrelle, sollevo la sinistra e poi la destra, sinistra e destra. Ok, adesso indietro con la gamba, non riscaldarci bene, veniamo in avanti in plancia, tocca spalla, tengo 4, 3, 2, giù, cambio, 4, 3, 2, giù, piano, provando di sentire il tuo corpo tutto un singolo statua, cambia, ancora, 4, 3, 2, cambio, 4, 3, 2, giù ancora, 4, 3, 2, giù, adesso scendo giù piano, 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 provi di arrivare con tutto il corpo insieme, mani indietro, andiamo in cobra, cobra bassa però, spingo lontano da me il pavimento, scendo giù, inspiro, svuoto, espiro giù, inspiro, e giù, ancora su, e scendo giù, ancora su, trattieni questa posizione che voglio passare poco a poco la musica, che oggi voglio concentrare ancora più di quello che stiamo facendo proprio con i muscoli, musica è solo una traccia di sottofondo oggi, eh? Scendo giù, ok, qua, guardi sopra, spalla destra, twist, espiro giù, spingo su, sopra spalla sinistra, e scendo giù, su, guarda, e torno giù, e ultimo, su, senti come si riscaldano quelle braccia, torni indietro, adesso in ginocchio, ok, cat cow, guarda su, curva la schiena, inspiro su, espiro giù, e ultima, inspiro su, espiro giù, ricordate con questo caldo ragazzi, ok, stendi la gamba destra, braccio sinistra in estensione, tieni la posizione, isometria, addominali tesi, senti come se ti stessi sollevando, immagini energia che esce fuori dal fianco, dalla spalla, teniamo la posizione, appoggi il braccio sinistro, apriti lateralmente e vai sull'esterno coscia, l'abbraccio passo di fronte sopra la testa, ok? E ti fermi dove ti permetti, la tua spalla ti permette di andare. Teniamo la posizione, 4, 3, 2, sollevo la gamba poco a poco, 4, 3, 2, braccio su. Chiudi il piede, aggrappo il piede, sempre mantenendo l'equilibrio, porta il fianco indietro, spalla indietro, calcio, faccio un piccolo calcetto con il collo del piede dentro la mano e sentirai un po' nella spalla, un po' nella scapola, un po' nella schiena, con fissando un punto solo, stendo la gamba di nuovo, il braccio scende, scendo anche il fianco, adesso andiamo in su, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok, piega giù il ginocchio, scendo indietro, pedala con le gambe, provando di aiutare le gambe a trovare la loro posizione, porto in avanti di nuovo, scendiamo giù, piano, più piano possibile, fino ad arrivare a terra, tutto insieme, piccola mini cobra, vedrai già che la tua schiena più libera, su questa volta, espiro giù, guarda sopra la spalla sinistra, torsione,
Espiro giù. Inspiro su, sopra la destra. Torno in centro, giù, allontano. Su, gomiti stretti, lunga la schiena, collo rilassata, spalle giù, scendo. Su. Continui, addominali tesi qua, ragazzi. Scendo, ancora due volte. Senti come si stanno riscaldando le braccia. Giù. Ultima, su. Schiena allungata. Dove te la senti tu? Torni indietro in ginocchio. Mani sotto le... Scusate che c'è un... qualcosa che mi fa un prurito sul naso. Un capello sul naso, scusate. Allora, qui inspiro su. Espiro giù. Ancora inspiro su. Espiro. Inspiro su. Niente, non riesco uscirne fuori vivo, ragazzi. Se mi vedete smanettare con il mio naso, perché c'è un pelo che mi sta facendo solitico. Ancora su. E qua adesso stendo la gamba sinistra, braccio destro che va in avanti, tengo la posizione. Voi rimanete, non vi girate, non mi giro io. Ecco, l'ho trovato. Ah, ti ho trovato. Vediamo se riesco a gestirti il pelo. Mi giro io perché quando andiamo in apertura laterale voglio vedervi, o voglio che mi potete vedere. Addominali tesi, tengo la posizione, continui a tenere la posizione. Adesso abbasso il braccio destro, apro tenendo il fianco laterale, fissi un punto solo a terra perché diventa più facile, il braccio passo di fronte sopra l'orecchio e attenzionissimo con le spalle, ok? Le spalle magari ci mettono anche mesi per aprirsi, non è che faccio pa e poi ti senti qualche cosa che va, una sorta di strattone o una schiccherone nella spalla, no, lo senti finché lui ti permette, così andiamo a recuperare anche la mobilità della spalla, ok? Allungo e tengo quella gamba alta, isometria. Tutto che è coinvolto, peso sotto la mano a terra, braccio lungo, abbasso la spalla, addominali tesi, l'esterno coscia che è attivo, porto la gamba indietro, aggrappo, fisso a terra e do un calcetto con questo piede nella mano per sentire la spalla, la scapola e la schiena. Tengo di nuovo, respira. Lascio la mano, braccio in avanti, tengo la gamba su, rimanete là perché mi giro di nuovo, rimanete là, mi giro di nuovo, scusate le spalle, però siamo qui, abbassiamo di nuovo il ginocchio e andiamo indietro. Adesso facciamo piccoli passi in avanti fino ad arrivare fino alle mani, si può fare uno sbalzo solo o fai piccoli passi in avanti, ok? Che dobbiamo magari riscaldare, risvegliare i muscoli. Allora, io posso piegare le gambe all'inizio finché trovo un giusto allungamento, però la verità è che prima o poi vorrò arrivare alle gambe tese. Punto le dita, guardo in avanti, mi allungo, spingo giù sui talloni, vengo completamente su, le braccia vengono in centro, di nuovo su. Adesso vado giù, ok, verso il lato destro, mi giro io, rimanete sempre davanti, mi giro, ok, e sto non solo andando a destra, ma guardo su, sotto l'ascella e provo di portare poco a poco indietro il cuore, come se stessi provando di aprire il cuore al soffitto, al cielo, non so dove sei, magari sei fuori, ok, su, e stessa cosa, giù. Ok, la prima cosa qua, e poi guarda in su, guarda verso alto e sento come si allunga, si apre tutto. Torno centro, di nuovo io mi torno in fronte come voi, e scendiamo giù, mani giù a terra, destra indietro. A questo punto lasciamo la sinistra in avanti e metto braccio sinistra in linea con la gamba sinistra e porto su il braccio destro. Ci vuole equilibrio perché il tallone è sollevato. Ancora per 4, 3. Adesso affonda il tallone indietro. Tieni il tallone indietro affondato. Guardi in su. Sei più stabile adesso, no? Adesso sei più stabile. Apri la schiena. Stiamo facendo tanti twist oggi.
porti il braccio in giù, ragazzi, giriti frontale e come se stessi facendo una cornice sulla gamba anteriore, comincia a dondolare avanti e indietro, allungando le gambe e trovando un po' di elasticità muscolare su quella gamba sinistra. Ancora. Occhio, rimango su, gambe tesa, inspiro, espiro e allungo. L'allungamento, non so se, allora, non c'è nulla che non è importante per il corpo, ok? Qualunque persona che dice fai solo questo è sbagliato, no? Stesso discorso, che okay, porta le gambe indietro, andiamo in plancia. Qualunque persona dice togliamo carboidrati, carboidrati sono cattivi, o togliamo proteine, proteine sono cattivi, o togliamo i grassi, ok, giù, cobra. Il corpo è stato disegnato divinamente milioni di anni fa, magari non milioni, ma centinaia di migliaia di anni fa. Allora, serve tutto, anche l'allenamento, curva i piedi, vai indietro, allungate i talloni giù. Allora, lo stretching come il potenziamento, come l'isometria, come la pliometria, perché noi abbiamo tante cose sul nostro corpo. Solleva la gamba sinistra, portalo in avanti, l'altro in avanti, allunga in su, chiudo in giù, salgo. Adesso andiamo al lato sinistra. Allora, tutto serve. Lo stretching è una questione proprio di mobilità, di flessibilità. Se io sono flessibile, avrò anche più forza, avrò anche molto più stabilità articolare e molto meno probabilità di strappi. Così, se io ho meno probabilità di strappi o di stiramenti o di dolori così, posso allenarmi di più. Se mi posso allenare di più, che cosa succede? Divento più forte. Vedi come è tutto connesso così. Anche se lo stretching a volte, lo so, è doloroso perché ti senti tutto rigido, necessario di farlo, ragazzi. Ok, giù, inspiro su. Espiro, scendo giù, eccellente di nuovo. Adesso portiamo l'altra gamba indietro, il tallone rimane alto, stampo il braccio destro all'interno e porti su, vedi, se cadi è normale, porti su il braccio sinistro e la tengo, fissate un punto a terra per mantenere l'equilibrio. L'equilibrio è tutto connesso, gambe, addominali, glutei, piedi. Poi abbassa quel piede indietro e guarda in su, perché se è più stabile lo puoi fare. Perfetto, continuiamo così. Stiamo facendo un lavoro di potenziamento isometrico e calmo. Io adesso voglio farvi potenziare senza agitarvi. Ci saranno giorni anche agitati, state tranquilli. Sono la Gillo, sai che mi piace anche, non dico agitarvi, ma farvi divertire. Però se volete, io voglio che diventate statue. Per farti diventare statue stiamo per cambiare il metodologia di allenamento, per prima lo sto vedendo su di me con questi recuperi, con questi cambiamenti che sto facendo. Oh, mi sta, cioè, anche con molto meno fatica il mio corpo sta risplendendo ed è una cosa, dice, ah, però fantastico, fantastico. Allora, io con Sasha Sorrentino lavoriamo su il dimagrimento morfologico, mela pera. E così proviamo di gestire anche la nostra produzione ormonale attraverso lo sport, perché è un condizionamento, è un adattamento. Rimaniamo su, proviamo di allungarci in avanti, piego la gamba, mani a giù, torno indietro, ragazzi, scendiamo giù. A questo punto non toccare più giù, spingi in upward looking dog, collo dei piedi a giù, spingo indietro, allungo, eccellente. Portiamo la gamba sinistra in avanti tra le mani e sollevamoci, ginocchio allineato, ok? È un lunge, braccia su, due spade che stanno sopra la testa, teniamo, teniamo. Adesso, tieniti mano a mano, scendo e salgo. Due, ancora. In tre, ancora, in quattro, ancora, cinque, ancora, sei, ancora due, sette, occhio, otto, mani giù,
Adesso portate peso su questa gamba, sollevo la gamba indietro, fianchi paralleli, piedi a martello, trattengo la posizione. Se cioè, volete mettere la mano su qualcosa che ti dà, diciamo, spessore, o anche un tavolo o qualcosa che ti permette di allineare la schiena così la senti meglio, fallo. Adesso pompiamo in su, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unisci le gambe in avanti, pedala con le gambe per liberare le anche, ci siamo ragazzi, su sollevo, spiro giù, di nuovo braccio su, scendo giù, gambe indietro, vai in downward looking dog. Ritorniamo in avanti, scendiamo ma non tocchiamo più per terra. Questo si chiama chaturanga. Su, sollevo, torno indietro, piedi giù e portate la destra in avanti tra le mani, saliamo, braccia su, ok? Rimango qua, siamo pronti. Prenditi proprio, aggrappati sulle mani sopra. Dobbiamo fare 8. Affondi. 1. Stendo la gamba. 2. Stendo la gamba. 3. Stendo la gamba. 4. Questo si chiama body weight perché stiamo utilizzando lo stesso peso corporeo per allenarci. Ancora 2. Ancora 1. E i bracci scendono. Sposto il peso sulla gamba anteriore, sollevo la gamba indietro, schiaccio i glutei indietro, tengo la posizione, addominali tesi, fianchi, guarda sotto, vedi che i fianchi sono parallele e cominciamo a sollevare, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tienene ancora, ancora un poco a poco. Scendi con la gamba, pedali con le gambe per recuperare. Ok, divaricate le punte dei piedi, scendo giù in squat. Divarico poco poco le ginocchia, mani tra il petto, divarico con i gomiti. Adesso porto braccio destro indietro, braccio sinistro indietro, cammino indietro finché non mi posso sedere. Ok, gambe sono di fronte a noi, andiamo a spingere sulle gambe, su in tavola e scendo giù. Che non sto scivolando indietro con i fianchi oggi, facciamo solo un lavoro semplicemente di schiena, respira, schiaccia anche i glutei, e 3, 4, ancora, senti un po' tutto, le spalle che si stanno aprendo, le mani che stanno lavorando, i glutei che stanno schiacciando, oggi è total body e stiamo lavorando un po' tutto, tutto, ma veramente anche spalle, schiena, addome, gambe, braccia, pettorali. Continuiamo. E in 4, ancora. E in 3, ancora. E in 2, and 1. Eccellente. Scendo giù, giro di fianco, andiamo subito inside plank. Mi porto inside plank, sollevo. Sotto, trattengo la posizione, se lo voglio rendere più difficile la mano sale e sollevo da sotto, su, addominali tesi, ok, passando da un gruppo all'altro. A me piace fluid perché è un passaggio fluido da un movimento all'altro per darci quello che ci vogliamo, corpi armonici, un corpo scolpito, un corpo in sintonia con la testa e con la voglia e con l'anima, perché è un viaggio. Respira e ascolta il tuo corpo. Il braccio scende, scende giù, rapidamente passa dall'altro gomito, salgo su, addominali sotto, che trattengano, tengo tutto allineato. Poi se voglio aumentare l'intensità, alzo l'altro braccio. È un respiro, ragazzi, respiro, dialogo. E oggi facciamo anche braccia con i pesi. Io adesso comincio a anticipare quello che serve. Serve i pesi. Io quando noi facciamo qualsiasi allenamento vi invito sempre di avere un elastico e i pesi vicini.
e tappeti vicini, perché noi passiamo da una cosa all'altra. È un po' come mi ispiro, come voglio allenarvi oggi. E i pesi oggi devono essere pesanti, ok? 3 kg, 2 kg, se ce l'hai 5 kg, perché cominciamo ad andare a lavorare proprio su il sostegno, i muscoli. Ok, di nuovo, rimani là, ascolta il corpo. Braccio giù, torniamo in centro. Adesso voglio farvi anche vedere un altro esercizio, lo voglio spiegare a sufficienza perché la vedete spesso nel fluid e la facciamo, il kick through. Allora, il kick through, ragazzi, è portare le gambe destre in avanti, spostando il braccio destro e faccio un calcio con l'altra gamba e torno indietro. Poi facciamo sinistra in avanti, appoggio, sposto la mano e faccio un calcio in avanti e torno indietro. Di nuovo lentamente, destra si appoggio, sposto mano destra, sinistra si stende e indietro. Poi sinistra, sposto braccio sinistra, stendo la gamba destra. Aspetta, mi sposto la mia finestra per non dargli un calcio e indietro, così. È fluido, 1, torno indietro, 2, torno indietro e 3. Diventerete anche voi molto leggere, ok? La facciamo senza salto, ok? Appoggio, stendo, appoggio, torno, appoggio, stendo, destra, sinistra, appoggio, destra, stendo, sinistra, in, dietro, ancora, 1, stendo, torno, indietro, ancora 2 volte, 1, stendo, torno, indietro, ultima volta, stendo e torno indietro. Eccellente, vai in downward looking dog, recuperi ragazzi, bravi, 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 bravi. Ok, pieghi le gambe per favore, mettetevi le scarpe, andiamo avanti con altri esercizi di total body oggi. Abbiamo cominciato con il nostro fluid, che è un modo per riscaldare. Ok, così, mettetevi le scarpe. Adesso ricordate sempre di bere durante l'allenamento. Molti di voi mi parlate dell'energia sotto, state, che cosa possiamo fare? Possiamo assolutamente bere più acqua. Scusate, sali minerali. E oltre a sali minerali, se volete energia, o L-carnitina o la maca. La maca è un tubero peruviano che lo usavano per fare le marce, così avevano tanta energia senza la fame e era un adattogenico, aiuta il corpo per superare i momenti di stress. L'estate è un po' stressante per il corpo, specialmente se aggiungo l'allenamento, però la maca non va mai presa oltre le 11 della mattina, perché la maca è talmente energizzante, potrebbe non farti dormire e non è una cosa che voglio. Allora, vediamo un attimo. Eccellente. Bevete, mi devo prendere anche io l'acqua. Mi date 2 secondi perché mi serve anche l'acqua a me. Ah, yay, acqua, acqua. Così facciamo tutta una pausa acqua insieme. Prendete i vostri pesi. I vostri pesi possono essere anche tranquillamente 2 bottiglie d'acqua. Cin cin. Ok. Poi fra un paio di giorni, ragazzi, cominceremo con le 3 tipologie di allenamento. Allora, io sto usando 4 kg. Cominciamo con un'alzata laterale, che è una cosa semplicemente gomito leggermente piegato, spalle basse. Andiamo per 10. 1 and 2 and 3, eccomi. 4, devo stare attento al televisore, 5, 6, 7, 8, 9, 10, facciamo ancora 2. 1 e 2, relax. Allora, vi dico un'altra cosa, ragazzi. Il peso perfetto qual è? Il peso perfetto qual è? È tra 8 e 12 ripetizioni. Se io arrivo a 12 e potevo fare un altro 8, vuol dire che stai utilizzando un peso troppo leggero. Se io arrivo a 8, a 6 e non riesco più a muovermi le braccia, vuol dire che il peso è troppo pesante. E questo non lo vogliamo neanche, perché noi abbiamo bisogno di trovare si chiama stimolo ipertrofico, che vuol dire che stimola il tuo muscolo a crescere. E sono sempre gli ultimi 2. Siamo pronti? Ancora 12. 1, scendo. Guardami le spalle, non si salgono. Le spalle si allontanano dalle orecchie. Ok, sto alzando dalla spalla stessa. Ok, 5, 6,
7 piano in giù, 8, 9, 10, ancora 2, 1 e 2. Provate di non lanciare con le gambe, provate di non strattonare. L'altra cosa è la discesa, perché come personal trainer il mio lavoro è di insegnarti a allenarti da solo o senza la mia presenza. Così quando facciamo su, scendo giù piano, ok? Movimento eccentrico e concentrico. E vado piano nella discesa che mi allena ulteriormente i muscoli. Non strattone, spalle lontano, petto di pollo, petto in avanti, spalle indietro. Di nuovo, andiamo, ci siamo pronti? E uno, scendo piano. Due, ancora gomiti leggermente piegati. Quattro, ancora. Cinque, guardami il petto, vedi che il petto in avanti. Sei, ma non in arco la schiena. Sette, otto, nove, dieci, ancora uno, due. Uno, adesso io lo sento, due. Quegli ultimi due sono quelli che ti fanno crescere il muscolo. L'altra cosa che voglio invitarvi a ricordare è se per oggi, se è troppo facile perché non hai il peso a sufficienza, aggiungete un elastico. No, mi hai messo sotto i piedi, usa l'elastico al posto dei pesi, così puoi avere il massimo del tuo allenamento, perché ripeto, a volte io posso allenarmi di meno e avere di più. Ultima serie. Uno, e scendo. Due, scendo. 3, piano piano, 4, 5, 6, 7, 8, ancora, 9, 10, l'ultima due la sentiremo, 11, ultima, 12, appoggia, perfetto ragazzi. Adesso usiamo una sedia, ok? Una sedia che può essere una sorta di panca modificata. Ok, mi giro leggermente, andiamo a fare spinte. Altra cosa è che quando usiamo i pesi è buono di lavorare il gruppo tutti insieme per far sì che si stanca, perché quando il muscolo si stanca cresce. Se io faccio un po', non do mai la stanchezza adeguata al gruppo per stimolare il massimo dell'ipertrofia. Ok, adesso facciamo spinte in su. Guarda, i gomiti vanno in linea con le spalle, schiena sul retto della sedia, ok? Due, piano scendo. Tre, piano scendo. Quattro, piano scendo. Cinque, sei, sette, otto, vai, nove, dieci, dammi ancora due, e uno, e due. Gomiti centrali e poi scendiamo giù. Recupero e poi piano piano cominciamo a usare molto più pesi, molto più body weight, molto più cose per tonificarvi, e non preoccupate dei muscoli, perché ci sono tante non voglio muscoli, oh cielo, non voglio diventare culturista. Non diventerai culturista, tranquilli, perché o se c'è una predisposizione genetica di produrre più massa magra, io sono un po' uno di quelli, io sono un po' testosteronico e io metto tanto massa, ma la donna tipica non succede, specialmente se sei a forma di pera, fatti fatica a mettere la massa magra, così stati tranquilli, perché quando vado a potenziare i muscoli mi consumano meno spazio, mangiano il grasso intramuscolare, così i muscoli diventano più piccoli perché mangiano per prima il grasso entromuscolo. Sai, c'è presente la bistecca tipo fiorentina, c'è tutta quella marmorizzazione di venature di grasso, è quella che va mangiato per prima, così il muscolo tonico consuma meno spazio. Ancora 5 e 6, 7, 8, 9, 10, 1 e 2, piano. E io mi manca sale pesi tantissimo, perché ti senti discarica, ti senti alla fine che hai fatto un allenamento pazzesco e ti senti, non dico un macho, però anche quei giorni quando qualcuno ti ha fatto arrabbiare, fai pesi. E io dico, wow, ti senti Rambo, ok? E tre, andiamo. Quattro, cinque, sei, sette, otto, piano giù. 9, tenta le spalle, non innalzare le spalle, ancora 1
e 2. Va bene, tre serie per le spinte. Adesso prendete un qualche cosa, un cuscino, qualche cosa che ci permette. Possiamo anche farlo tecnicamente, tecnicamente in piedi, però voglio facciamo una panca modificata per la parte, la testa posteriore della nostra spalla, ok? Così rimango in avanti, vengo anche un po' in avanti con la mia sedia e tiro sul laterale. 1, prova di rilassare la testa sul cuscino. 4, 5, scusate perché c'è il mio microfono che sta battendo sul cuscino, ok? Il problema di fare la parte posteriore del deltoide è che coinvolgi il trapezio. Allora, noi proviamo di lasciare il mento giù rilassato. Prendi i cuscini finché riesci a sentire che sei proprio appoggiato e facciamo 1, 2, spalle sempre lontano dell'orecchia. 6, 7, 8, 9, 10, dammi ancora 2. 1 e 2. Se cominci a sentire il collo coinvolto, zona cervicale coinvolto, interrompi o riduci il peso. Voglio soltanto che lavorare sulla parte del deltoide posteriore. Di solito in sala pesi avremo utilizzato una panca inclinata, invece noi stiamo creando la panca modificata a casa. Quando parli del deltoide stai parlando di tre teste, che ci sono quella anteriore, quella laterale, mediale e poi quella posteriore. Adesso andiamo a lavorare. 1 su quella posteriore, 2 non troppo grande, 3 e scendo, 4 e scendo, non salire troppo con i gomiti, 7, 8, dammi ancora 2, 9, 10, se la senti sul collo abbassa, perché non voglio che stressiamo il collo, non voglio che stressate il trapezio, perché non è su e giù con la spalla, ma è un rematore con la mano che va a lavorare la spalla. Facciamo l'ultima serie, poi cambiamo, qua, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora dammi 2, 9 e 10, appoggia. Allora, adesso andiamo a prendere un peso più piccolo, perché per lavorare la parte anteriore, cioè non voglio che vi strattonate, allora passo a un peso molto più piccolo. Possiamo fare diversi esercizi. Un esercizio è di prendere questo. Portiamo le mani di fronte, così, proprio di fronte, peso contro peso, e traccio su e giù, movimento molto piccolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, spinta in su, 7, 8. Ok? Potete anche provare con il peso più grande, però lo fai... Voglio che faccia piccoli movimenti, 2, 3, vedi che molto, hai meno forza con la parte frontale del deltoide, 5, 6, 7, 8, ancora, 9, ultima, 10, piano. L'altra cosa che noterete è che in questa posizione ti servono i polsi. E la forza del polso, così quando ti ho detto che lavoravamo anche sulla forza dei polsi, serve per questi movimenti dove la presa salda sul peso è importante. Di fronte, andiamo, 1, 2, 3, ancora, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, relax. L'altra cosa che è importante, ragazzi, è fare le braccia, fare i pesi con le braccia. Lo sai perché? Sta finendo il nostro tempo, perché ho detto non volevo lavorare troppo. Però l'altra cosa delle braccia è, se io sono in forma di pera, cioè la coscia grossa, quando io allargo le spalle o definisco le spalle, compenso i fianchi, diventa più effetto clessidra. Dall'altra parte, le mie amiche Mela, spesso e volentieri ci avete problemi dell'adipe sul tricipite, un modo per andare a tonificare le braccia. L'altra cosa, qual è la prima parte su un corpo umano che si vede denudato? Sono le braccia. Se la braccia è tonica, sembra più tonico tutto il corpo. Ok, adesso andiamo a lavorare i bicipiti e tiro su e giù, poi
ricordate sempre che se alla fine di questo allenamento, magari tu vedi questo allenamento oggi e pomeriggio dici ok, va bene, non posso aggiungere altre, che Jill mi ha detto di non aggiungere oltre 45 minuti all'allenamento, ma da domani tu potresti fare un allenamento magari più aerobico la mattina e tu fai questa la sera, provando di magari fare 20 minuti di aerobico la mattina e fai pesi la sera, perché voglio tenere, specialmente la mia amica Mela, noi non vogliamo aumentare il cortisolo la sera, qualunque cosa che è troppo aggressivo, relax, qualunque cosa che è troppo aggressivo potrebbe aumentare il cortisolo, cortisolo alto vuol dire aumentiamo purtroppo quella forma di Mela perché ci mettiamo il grasso sulla pancia. Di nuovo, vai, su e giù, uno, respiri, spalle giù, petto in avanti, rilassi le spalle, non permettere alle spalle di lavorare, ancora, e quattro, e tre, e due, e uno, relax, cominci a sentire come queste braccia stanno lavorando, ricordate che quando fai un gruppo, fai tutto il gruppo, ok, braccia, abbiamo fatto le spalle, adesso facciamo deltoidi, abbiamo fatto i deltoidi, stiamo facendo bicipiti, poi facciamo tricipiti, e abbiamo fatto il gruppo, quando fai glutei, ne fai gluteus, you know, grande, gluteus medius, lavori per i glutei in diversi esercizi che vanno a tingere, a scolpire il muscolo su diversi fronti, ok? Di nuovo, uno, due, e tre, continui, quattro, cinque, sei, sette, otto, dammi ancora due, nove, dieci. Io voglio che domani senti l'acido lattico, se non avete abbastanza peso in casa perché non avete i pesi, potete prendere il Thunderbird che pesa 3 kg, potete prendere una bottiglia di 1,5 litri e lo riempi di sassi, di sabbia, di acqua, di palloncini, come si chiama? I pallini di piombo, e vedrai che pesa 5 kg, se non riesci a trovare i pesi. Ancora, ultima volta, 2, 3, spalle indietro, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eccellente. Invece per i tricipiti, che è un movimento in estensione del braccio, il tricipite è l'antagonista del bicipite, vi consiglio un elastico, un fuso, possiamo anche utilizzare i pesi, ma è più facile e più sicuro di controllare il tricipite con un elastico. Andiamo in su, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora, 8, 7, ancora, 4, 3, 2, ultimo 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, relax, cambia lato, sempre senza fare movimenti strani con le spalle, perché le spalle hanno bisogno di essere protette, l'abbiamo protetto con i fluid, lavoriamo di elasticità, mobilità, flessibilità con fluid, piano piano, io mi sono rieducato le mie spalle con fluid, piano piano, e vedendo tanta mobilità articolare tornare, la mobilità articolare è quello che ci invecchia, ok? Quello che ci toglie l'elasticità in terza età, così. Però ci si può sempre tornare indietro, sempre recuperare tutto, tutto è recuperabile. La cosa che devi fare è essere costanti ancora. 4, 3, 2, 1 ancora. Ah, rimango. Ah, lo senti? Che bello, che bello, che bello. Quanto mi piace. Mi piace i pesi, vedrete sempre più pesi. Un po' mi mancano perché io facevo tanti pesi quando in anni 80-90 la facevo tantissime. Poi mi sono cambiato un po' su Super Jump 2008, cambiato un po' il mio mondo. Per ogni tanto cambio, torno, rispolvero vecchie tecniche e devo dire che il corpo dice grazie, perché purtroppo possiamo cominciare a cadere nel tranello di fare sempre la stessa cosa. Ma sempre la stessa cosa non è mai positivo per il corpo, perché il corpo ti sgama e si accorcia le schemi motorie per darti il risultato, così vuol dire bruci meno calorie. Ancora, 4, 3,
due. Ho i sentaggi del lattico dappertutto, non so voi. Mamma mia che bello, mamma mia che bello. Corcela bene quell'elastico. Andiamo, uno. Vai, perché dobbiamo finire bene il nostro allenamento. E ricordate che domani, se volete ripetere questo allenamento, fai questo in pomeriggio. E fai, specialmente la mia amica Mela, la mattina fai lavoro aggressivo, energetico, aerobico, e la sera facciamo cose calme, che è vero che ci fanno tonificare, è vero che ci fa rassodare, ma è vero che non ci innalza tutta l'agitazione e il cortisolo. Ancora 4, 3, 2, e quell'ultimo movimento che non riesce a finire è quello che ti stimola la crescita muscolare. Ancora un giro, perché il nostro tempo, sto guardando, sì, siamo arrivati a 45 minuti, il tempo limite prima di cominciare a subentrare nella produzione di cortisolo, specialmente quando facciamo pesi. Cortisolo o un antidolorifico, un antinfiammatorio, cortisone, che si usa cortisone per come antinfiammatorio, è vero, ti sfiamma tutto, però anche è vero che è un catabolico che ci fa perdere massa magra, depositare liquidi e depositare grassi, e noi non vogliamo né uno né l'altro. Continuiamo, 8, 7, 6, 5 fino in fondo, 4, 3, 2, and relax, cambiamo lato, andiamo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ultimissimi 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and stop. Ok ragazzi, abbiate fede che comunque adesso tu potresti andare a fare una meditazione, più o stretching o una meditazione, però la cosa importante è lasciare stare. Lo so perché uno dice, ma ho fatto solo 45 minuti, non ho fatto addominali e non ho fatto le bruci grassi. Non va fatto tutti i giorni tutto. Oh, calmatevi, rilassatevi e prestatemi la vostra fiducia, perché lavoro sempre alla ricerca per migliorare la vostra performance. Ok, ricordate anche che se volete prendere un integratore ti aiuterà tantissimo a avere di più del tuo metabolismo. Noi dobbiamo smettere di aggredire il corpo, dobbiamo cominciare a secondare il corpo, e ricordate che qualunque macchina che viene sovrausurata si rompe prima. Così, se guido la macchina sempre a 200 km all'ora, si rompe prima di una macchina che la tengo a rodaggio e poi magari faccio soltanto la velocità di crociera a 130. Non proviamo di sovrastare il nostro corpo è creato di agire e poi riposare, agire, recuperare, e quando si recupera il corpo risplende. Così, passate una serata nuova. Sappiate che da pochissimi giorni subentrerà questa nuova metodologia di allenamento, Mela Pera. Dovrai obbligatoriamente gestire i tuoi spazi, gestire il tuo tempo, ma vi garantisco che il corpo sarà ancora più bello di oggi, con meno fatica. Vi va? Va bene. Baci a tutti, passate una serata splendida e spero che state passando un'estate spettacolare. Ciao da Jill!